Esattamente 2 mesi fa feci questo video. Feci. Fide, se sta crashando, vai, sì, non mi interessa, io continuo a minare. 60 giorni dopo siamo tornati, dopo moltissimi tentativi live fallimentari, seguitemi su Twitch, link in descrizione, a riprovare la challenge più impossibile della storia, ovvero riuscire a battere l'Ender Dragon con i blocchi che si continuano a moltiplicare e un computer che potrebbe crashare. Iscrivetevi se siete nuovi, ovviamente attivando la campanellina, così non vi perderete nessun altro video nel quale sclero oppure piango, perché sì, ce ne sono molti. Iniziamo. Signori, benvenuti nella parte 2 del video più tragico, molto probabilmente, della storia. Per quelli che non conoscono la tipologia di video, è la prima volta che bazzicano sul mio canale. Come vedete, ho preso uno di legno e come vedete, spaccandone un altro, sono arrivato a 3. E voi direte: cosa? Cosa? Com'è possibile che spaccandone un altro sia arrivato a 3? Trucchi del mestiere. In ogni caso, dato che i blocchi si continuano a moltiplicare, quindi a una certa esploderà tutto, dobbiamo fare in modo parsimonioso. Quindi in realtà c'è una tattica, tipo 12 di legno in realtà vanno bene per fare sia una crafting table, tech, che una volta piazzata, fidatevi, non posso più tirarla su. In realtà, per fare questa challenge, c'è un modo per superarla e battere, inspiegabilmente, l'Ender Dragon. Ma io non lo conosco. In ogni caso, mi sa che mi prendo un altro blocco di legno e vediamo, vediamo, che ne ho già 4 in più. Ho sbagliato. Vabbè, comunque, tentativo fatto. In caso ci riproveremo, ci prendiamo la suddetta cobblestone. Quindi, tec tec tec, ce ne dovrebbe... una cifra e siamo già a 8 pezzi di cobblestone. Ma non sono abbastanza, direte voi. Io vi dirò: avete ragione. Perché oltre a romper la cobblestone, e molto probabilmente anche il PC che dovrò portare in manutenzione, dobbiamo prenderne altre. Quindi siamo a 24. Ok, con questa 24 di cobblestone ci facciamo un bel piccone e ci prendiamo, sì, anche del carbone. E ho fatto pure la rima. Quindi spacca tu! Davvero gioco? Davvero gioco? C'era della lava sotto la... Davvero gioco? Sì, non morì. Oh! Oh! Cioè, vorrei dire che partiamo male, ma proprio partiamo di merda. Riprendo il legno, riprendo la cobblestone, bla bla bla, e ci vediamo al punto di prima. Allora, siamo nell'esatto punto di prima. Mi sono fatto un piccone, ho preso tutte le robe. Sto giro, però, prima di uccidere gli animali, mi vorrei prendere appunto delle torce, o meglio del carbone. Vediamo quanto ce ne dà. 32. Ok, 32. Ok, ci facciamo un po' di sticazzini. Sì, sticchettini, sticazzini. Dai, era divertente, sticchettini, sticchettini. Ci facciamo uno staccone. Oh, perfetto, uno staccone. Madò, manco l'avessi calcolato. E adesso andiamo a scuoiare le mucche. What the? Piccolata in testa. Guarda, guarda come scappa. Ti inseguo, cosa credi, mucca, che non ti insegue? Mi sta scappando un botto. Ma muoia, signorina mucca, mi dia tutto il cibo che ha. Mi ha dato uno di pe... Perché mi ha dato solo 3 di... Oddio, si è resettato. No, oddio. Fermi tu, no, fermi tutti, io sparo. Cioè, mi sa che dandoci un pezzo di pelle è ripartito il countdown, chiamiamolo countdown, e quindi ci ha dato 3 di co... Oddio, piccolo test di minchia, vediamo se funziona. Sì, mucchettina, certo, scappa, scappa. Madonna, raga, potremmo aver trovato la hack finale. Ok, possiamo battere l'Ender Dragon. Ma prima scuoiamo un'altra mucca, ci serve più cibo. E niente, vi faccio il taglio e poi andiamo a cercare il ferro e poi si spera i diamanti e poi tutto cacchio, ci vorrà un bel po' di tempo. Vabbè, ci vediamo dopo, vediamo come si evolve la situazione. Oh, mucche, non morite, dove sono le mucche? Se troviamo delle mucche, sappiamo che possiamo farcela. Eh sì? C'è proprio del ferro, bitches. Sì, tanto dopo costruiremo col ferro, ormai la cobblestone è andata. Guardate quanto ce ne dà. Dovrebbe darcene 8. Ah, è vero che si è resettato per la mucca. Ok, qua allora la situazione si ribalta, eh. La situazione decisamente si ribalta. Perché io a questo punto in live ero arrivato che... Allora, accoppiamola e dammi la pelle. Ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata. Perfetto. Ecco, non ci voleva. Non ci voleva per niente sta roba. Quindi io direi di andare a casissimo in giro per il mondo. Se troviamo i diamanti, bene. Se non li troviamo, male. Però, il cavernozzo tattico. Il cavernozzo incredibilmente tattico. Si è spa... Nope. Oh, ma perché io non mi sto zitto? Perché io non dico... si espande il cavernozzo. Vabbè. Andiamo in esplorazione. Se trovo qualcosa, ovviamente vi faccio sapere. O se mi crasha il PC,
Vi faccio sapere. A parte il fatto che si è fatto notte, ma questo, beh, mi ha fatto ricordare che sarebbe stato meglio uccidere una pecora. Perché almeno mi dava il letto. Perché no, la notte non sopravviviamo. Allora, a parte quante pecore? L'ammazzo? L'ammazzo. Se mi dà la lana magari si resetta. Oddio. Sì. Sì, abbiamo trovato i peggio trucchi. Sì, l'urlo del Sium. I peggio trucchi, raga. Delirio. Va benissimo così. Ci possiamo pure fare il lettozzo. Non ho la crafting. Devo craftarla. Quindi crafting table fatta, letto stra mega fatto, ci facciamo una dormita e andiamo in giro per il mondo, tipo i Pokémon. E quasi quasi mi prendo un altro di legno. Ci sta, dai, 8 pezzi che si trasformano in 32. Ci sta. Signori, come potete vedere, ho appena ucciso un fucking Enderman e mi ha dato, madò, uno stack di Enderpearl. Ok, perfetto. Quindi Enderpearl prese. E per andare, sì, ovviamente voglio andare dall'Ender Dragon. Devo cercare l'End Cose. Dovrei farmi l'Ender Cose. E dovrei farmi il portale del Nether. La vedo dura. Ho trovato una fortezza. Ok. A meno che non ci sia dentro un botto di roba, non penso sia fattibile andare nel Nether. Male. Vabbè, niente. Allora, entriamo. No. Sono un cretino. Mi ha dato un botto di cobblestone. No, sono un... allora ditelo, sei deficiente. Così uno lo sa che sono deficiente. Ma cosa lancia il piccone? Dai. Vabbè. Raga, devo entrare. Madò. Ok. Allora, ci deve essere... o meglio, ci serve una cesta. Allora, l'oro ci sta. Il ferro, cacchio a saperlo, cioè ad averlo trovato prima. Vabbè, allora, non credo che troviamo tipo uno stack di ossidiana. Quindi mi sa che sono un po' facciuccio. Ho fatto anche la stupidata di prendere il coso. Dai, non ci ho pensato. Vabbè, ma uno vede lì la fortezza e già mi odia la fortezza. E quindi ci vuole entrare. Dai. Oddio, un altro Enderman. No, ma ne ho già 64. Ho già 64 cosi e non mi servono più. Anzi, usiamone uno, va. Via, via, corri, via. No! Vediamo se muoio. È stato uno. Sono vivo, sono vivo. Non vegeto, ma vivo. Allora, in realtà c'è andata anche bene. Però, non funziona in acqua. Sì, funziona decisamente in acqua. Scappa, scappa. Ok. Prima di concludere in sfacelo, perché sì, voglio concludere in sfacelo, voglio vedere se in questa caverna ci sono dei diamanti, diciamo, a cielo aperto. Perché ovviamente devo trovare dei diamanti, però non posso spaccare niente. Però no, vedo che no. Quindi mi sa che devo farla finire come voi ovviamente speravate, ovvero in tragedia. Signori, è arrivato il momento. Ok. Oh, ok, perché ho tutte queste torce. Sì. L'ultimo e poi basta. Ok. Cioè ci sono dei mini buchi neri. Va bene, quindi dato che... così a caso. Va bene, sta per esplodere. Salva e quitta, salva e quitta. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. È finito abbastanza male, però... però abbiamo scoperto come riuscire a vincere in modo un po' particolare, ma riusciremo a farcela, spero. Vi ringrazio ovviamente per la visione. Vi do appuntamento domani al solito, ovvero alle 7, con un nuovo video. Ciao! E dai, il PC è ancora salvo. Per ora.